L'Expo del 2015 non risolve certo la crisi, però può essere un punto di svolta nella psicologia della crisi. La crisi in fondo è una crisi internazionale, globalizzata, della finanza e quindi è una crisi che molto spesso viene considerata d'Italia estranea, viene da fuori, viene da argomenti tipo la finanza internazionale su cui noi non sentiamo alcuna sovranità. Invece oggi l'Italia, di fronte al 2015, si pone in una capacità di riparlare al mondo, di discutere delle cose mondiali, di dare un apporto, di far conoscere che la stessa struttura tradizionale dell'Italia, dell'agricoltura, del turismo, dei mercati, è quella che fa l'Italia nel mondo, che fa l'Italia dell'agroalimentare, del made in Italy, dell'enogastronomia, dei prodotti di qualità. Quindi è un meccanismo di presentazione di un lungo ciclo di presenza italiana nel mondo, diversa da quella finanziaria, che dobbiamo ripresentare e far capire che ha una sua solidità. Se questa solidità poi avrà anche effetti successivi sulla nostra occupazione, sul nostro reddito, lo vedremo, io ne sono sicuro. Però viene dopo, adesso noi abbiamo il problema di far bene l'Expo e di farlo bene in modo da garantire il rilancio della qualità del sistema Italia, perché la qualità del sistema Italia, la qualità di un prodotto industriale come la qualità di un olio, di un vino, che fanno oggi la chance dell'Italia futura.